Amici del Bardo, sono qui con Lorenzo, in arte Dylan Rose, ho detto bene? Esattamente, sì. È la Federazione Italiana Wrestling, una realtà abbastanza giovane che si sta facendo largo e che ha avuto e sta avendo qui a Cartoomics il suo momento magico con una serie di spettacoli. Senti Lorenzo, ma chi sei nella vita reale? Cosa fai? Io nella vita reale sono ragazzo di 21 anni, di Torino, ma diciamo sono più delle Alpi, non sono di città, e faccio wrestling da circa 2 anni. 2 anni fa, tra l'altro, è anche nata la Federazione Italiana Wrestling, diciamo che le nostre due carriere abbiamo cominciato assieme. Più o meno io ho sempre voluto fare wrestling, ma purtroppo la distanza dal corso mi ha portato difficoltà e finché non ho preso la patente non potevo allenarmi. Appena ho preso la patente, una settimana dopo ho iniziato subito con gli allenamenti. Ma attualmente lavori, sei uno studente, fai il mantenuto? Purtroppo sono rimasto disoccupato da 2 mesi. Oh. Io come lavoro faccio tecnico multimediale, social media marketing, queste cose qui, e al momento da un paio di mesi purtroppo. La realtà è questa. Una volta era il terziario avanzato, poi è diventato il quaternario più o meno. Senti, tutti noi nella vita hanno avuto un momento di rivelazioni, un'epifania. C'è stato un istante in cui ci siamo detti: cavoli, il wrestling è una figata, la voglio fare anch'io questa figata. A te quando è successo? Non ho proprio un momento. Diciamo che il wrestling per me è andato e tornato diverse volte nella mia vita. Naturalmente nel 2006, quando andava su Italia 1, io ho iniziato a guardarlo come tanti ragazzi e mi sono ritrovato in questo stile, in questo mondo che era totalmente diverso, era qualcosa che a me appassionava. Però da ragazzini le passioni vanno e vengono, e non ti rimangono. Invece che è tornato successivamente nel 2011, girovagando online, ho visto: ah, c'è ancora il wrestling, vediamo com'è. Ed è stato lì forse il momento che mi ha preso, quando mi ha proprio lasciato incollato lo schermo, quando c'è stato Money in the Bank 2011 con CM Punk, e lì ho detto: questa è proprio una figata. E da allora ho coltivato una passione molto profonda per la disciplina. Quindi se un domani dovessi diventare un nome importante, CM Punk sarà la tua fonte di ispirazione? Una delle tante, però di sicuro la prima. Abbiamo parlato un po' di te a grandi linee, invece chi è il tuo alter ego? Il mio alter ego è Dylan Rose. Non è troppo diverso da me. Io naturalmente, come tante persone, ho tante passioni, però fra queste tante passioni ho la passione del rock, dell'heavy metal, molto molto forte dentro di me. E Dylan Rose è una rockstar, non solo perché suono, perché... Cioè suoni la chitarra nel ring? No, però io sono il basso della vita reale. Ok. Però porta lo stile che sta dietro, dai Motley Crue a Iron Maiden a Bob Dylan. È uno stile che più che altro imita e lo porta sul ring di la nostra. Quindi non è un musicista la Honky Tonk Man, è un musicista più aggressivo. È un, diciamo, uno che affronta la vita come se fosse una rockstar. C'è stato uno studio per arrivare a questo nome o e a questo personaggio, oppure semplicemente ti piaceva e hai detto: ok, questa è la mia identità e va bene così? No, a dire il vero no, perché mi sono sempre modificato. Cioè, sono partito con uno studio, diciamo, a grandi linee di che cos'era il nome, di che cos'era la mia identità. Però pian piano io ho iniziato a modificarmi, ad aggiungere cose, poi prendo ispirazione a quello che c'è attorno a me, oltretutto anche quello che facevo di lavoro nella vita. Bisogna sempre guardare il trend del momento, cosa succede, e io penso di prendere un po' ispirazione dal mondo. Questa caratterizzazione sta avendo successo nel mercato e sul mercato italiano, oppure trova qualche resistenza? Allora, ha successo nel mercato italiano, però il problema sta nell'espansione in sé del mercato italiano. Purtroppo adesso il mercato, diciamo, indipendente di wrestling italiano, anzi di wrestling in generale, è molto ristretto, e sebbene sto comunque avendo dei buoni successi, io attualmente sono campione Academy della SIW,
la difficoltà è proprio fare qualcosa in Italia, purtroppo ancora per un po' bisogna sempre guardare un po' all'estero. E visto che l'estero è un po', insomma, il frutto proibito a cui tutti ambiscono, pensi che il tuo personaggio, chiamiamolo Rocchettaro, possa avere presa su fan internazionali che hanno già visti parecchi sul tuo genere? Oppure se un domani dovessi andare a combattere in altre nazioni, saresti disposto a cambiarlo anche radicalmente? Certamente, alla fine noi prima di tutto siamo dei lavoratori di per sé, noi dobbiamo anche adattarci a quello che il pubblico chiede, a quello che il mercato chiede. E diciamo che il mio stile di vita, il mio stile di affrontare ogni match, ogni sfida rimane lo stesso, cambia solo l'esterno. Come si veste il tuo alter ego? Cioè, come entri nel ring? Adesso ti vedo in abiti civili, cioè quando lotti invece come sei? Entro con il classico chiodo da Motley Crue, pantaloni attillati viola, lacci sulla gamba, rose, oltretutto naturalmente dal video si può vedere, ma ho anche tipo un enorme tatuaggio sulla schiena, quindi sai, tutte queste... Dai, mostraci lo sto tatuaggio! Eccolo qua il tatuaggio, wow, veramente diciamo, grosso. E entra tutto in uno stile, in un pacchetto che già comprende. E ora puoi rivestirti, non vorrei farti prendere freddo, tanto sei multitasking, le domande le ascolti anche mentre parlo. E c'è una cosa nella quale ammetto la mia enorme e colossale ignoranza: i costumi. Io mi sono sempre chiesto, i costumi, i lottatori, dove vanno a prenderseli? E di che materiale sono fatti per non rovinarsi o per non avere delle abrasioni dopo magari pochi match? Esistono proprio dei veri e propri specialisti nel wrestling, sia in Italia, ce ne sono quelli italiani, tra l'altro ce n'è una in fiera, Domiziana, che lei fa costumi, e poi ce ne sono anche altre personalità che si trovano in giro per Europa, che ognuno ha le proprie caratteristiche. Io non vado nei tecnicismi perché non è quello il mio lavoro, però sono dei tessuti di lycra, di genere, elastici, molto resistenti, che devono anche permetterti, diciamo, una buona mobilità sul ring, mantenendo comunque uno stile degno di un wrestler. Abbiamo parlato del mercato italiano, che è un pochino traballante, però io vorrei rigirarti un attimo la frittata. Nel senso, prima parlavo con te fuori onda, mi hai fatto comprendere di essere uno disposto a investire su se stesso e a prendersi dei rischi per realizzare il sogno. Ma pensi che i lottatori italiani, quelli con cui interagisci o quelli che hai conosciuto in passato, abbiano questo atteggiamento, oppure sono un po' seduti su un semiprofessionismo a cui tutto sommato va bene? Cioè, quanti di voi lo vedono davvero come la vocazione della vita e quanti invece lo vedono come un hobby che comunque ci fa felici? È una domanda piuttosto difficile. Ti devo ammettere che sì, ci sono degli elementi che fanno finta di affrontarlo con passione, professionalità, però quando c'è il momento di tirare fuori gli attributi, scendono e tirano i remi in barca e mollano. Ci sono però altre persone che con onestà intellettuale lo fanno per passione e vogliono fare quel match ogni sei mesi perché gli piace. Non tutti devono avere questo obiettivo di vita, però posso dire che in Italia ce ne sono alcune persone che lo vedono come una passione, che sacrificano e che lo stanno facendo adesso più che mai. Tu mi hai detto che fra qualche mese andrai addirittura all'estero per perfezionare il tuo stile. Sì, a maggio partirò per il Canada, a Calgary, Alberta, da Alex Storm. Calgary naturalmente è una delle capitali del wrestling al mondo, ha tirato fuori tantissimi wrestler di spessore. Starò lì tre mesi in un programma che Lance Storm fa da diversi anni, molto selettivo, e non è semplice entrare sia per soldi, sia non è detto che ti vogliano proprio. Quanto costa un programma del genere? Allora, un programma del genere va a costare sui 4.000 dollari canadesi, che sono all'incirca col tasso di cambio attuale sui 2.500
700, non so dire proprio le cifre esatte. Però poi devi aggiungere il viaggio, il rimanere là a vivere, cioè... Sì, sono delle spese buone, ingenti, però per la qualità di quello che ottieni sono dei sacrifici che uno fa volentieri. Landstorm opera da ormai 10 anni e 14 dei suoi allievi sono stati assunti in un momento o nell'altro nella WWE. Tyler Breeze, Emma, Dom La Ruffa, sono questi i nomi che comunque compaiono. C'è stato un altro italiano di recente che è andato in quella scuola, che ora combatte in America, col nome di Mambo Italiano. Sì, sì. L'hai sentito? Vi siete parlati? Sì. Ti ha dato dei consigli? Tra l'altro lo saluto perché mi sta dando tanti consigli. Io lo tasso un pochino perché voglio che tutto sia preciso, tutto sia perfetto, che non avere disguidi. E si è reso molto disponibile, adesso so che sta facendo ottime cose negli Stati Uniti e vive ormai lì, lotta, ha partecipato a diversi segmenti, io tra l'altro l'ultimo questa settimana, e sono veramente contento per lui e questa è la dimostrazione che di uno di quelle persone, di quegli italiani che danno il mille per mille e partono all'estero, vanno per un obiettivo, e anche la dimostrazione che se uno mette le risorse, adesso più che mai noi italiani possiamo sognare veramente. Senti, io voglio provare a coglierti in fallo e nel caso darti dei suggerimenti, se così fosse. Quindi mi chiedo, oggi il wrestling, anche con il mercato europeo, WWE, NXT, UK, può riservare delle soddisfazioni al di là dell'andare oltreoceano. Però è fondamentale parlare l'inglese. Tu stai facendo qualcosa per potenziare questa skill, oppure sei a livello scolastico stile ameba? No, io l'inglese per fortuna me la cavo abbastanza bene, io capisco esattamente tutto quello che c'è. Però il parlarlo è diverso, te lo assicuro. Parlarlo è diverso, ho comunque un accento leggermente marcato, però riesco comunque a parlare. Ma stai facendo dei corsi o è l'inglese scolastico per ora? Ho fatto dei corsi per anche per il lavoro che stavo facendo fino a pochi mesi fa. E programmare lo si fa in inglese, no? Si fa in inglese, bisogna... avevo da contattare filiali americane ed era una skill che comunque non mi manca, ma in ogni caso voglio perfezionare per avere un inglese, diciamo, indistinguibile. Invece dal punto di vista della recitazione, perché uno dice il wrestling è facile, e no, col cavolo, è un connubio di tante discipline diverse, compreso il saper recitare il dolore, sì. Il cosiddetto mannerism, che comprende piccolezze, piccoli movimenti, espressioni facciali, somatiche, verbali, urla. Stai facendo qualcosa in questo ambito, oppure si impara combattendo spesso e quindi si assimila per osmosi? Allora, senti di cogliere il fallo, ma io sono sempre pronto, per fortuna. Alzo la voce perché ora mi fa un sacco di rumore. Io per fortuna sono, tenti di cogliermi il fallo, ma sono sempre pronto. Per fortuna ho fatto 3 anni di teatro quando andavo al liceo. Purtroppo però tra il wrestling e il teatro ho dovuto abbandonare. E in ogni caso col wrestling si impara, si vede, si tenta anche di migliorare e oltretutto faccio anche video su YouTube e quindi sotto quel punto di vista... Ma li fai sul wrestling o su altro? Poco, io faccio principalmente videogiochi, però inizio a trattare anche un po' più di wrestling perché prima avevo... quando mi allenavo ancora avevo una piccola sai vergogna, che è normale perché ho anche un'innata timidezza che ormai è scomparita e ormai tento di mostrare a quelli che mi seguono qual è veramente la mia vita e sono sicuro che mi apprezzeranno per quello che sono. Chiedo uno sforzo polmonare perché si sono accese mille musiche. Sì, sì. E a questo punto ti domando la mia ultima cartuccia, però su questa sono certo che sei carente. Ci sono pronto a scommetterci lo stipendio del Godzilla, l'autopromozione. Io prima di oggi non ho sentito un granché parlare di te. Ti stai facendo la dovuta e giusta autopromozione sui social o con i mezzi tecnologici, di cui comunque credo che tu sia sostanzialmente un esperto, perché è una critica forse generalista. Cioè, un atleta che si fa una bella autopromozione, sì, diventa un eroe di qualcuno, anche solo di 10 bambini, che poi diventano spettatori con famiglia e non sono parenti, cugini, eccetera.
ed è una cosa che pochi atleti in Italia riescono a fare. Quindi mi domando, l'autopromozione tua o degli atleti italiani, come la giudichi? Hai la mia stessa percezione e ti autocritichi, oppure sono io che sto seguendo male la cosa? Io ti do completamente ragione, venendo anche dall'ambiente del marketing pubblicitario, ti do ragione. Ci sono veramente due wrestler che sono il top e si promuovono molto bene, però c'è sempre questa cosa del vedere, sai, i social come qualcosa da o da giovani, per quelli che hanno oltre 30 anni, e invece per i giovani lo usano per mettere le loro robe di vita privata e abbandonano questa possibilità e non la sfruttano appieno. Io effettivamente sono anche un po' carente riguardo, però il mio obiettivo è pompare tanto sull'autopromozione quando posso portare un pacchetto da performer veramente eccesso. Io voglio, non voglio che si parli di me giusto per parlare di me, voglio che si parli di me da un punto di vista qualitativo, perché questo è il mio futuro. Sinceramente, che se ne parli tanto per parlare, giusto per vanagloria, non mi interessa. Andiamo ai tuoi inizi. Gli amici e familiari come hanno preso questa tua idea di andare a combattere? Erano spaventati, dubbiosi? Hanno provato a farti desistere? Allora, dei miei amici no, perché siamo cresciuti con il wrestling assieme. Di relazioni ho avuto difficoltà, perché ci sono state ragazze che mi hanno detto: guarda, è una cosa da scelmi che vai a fare, esci con me invece di andare ad allenamento. Invece con mio padre e mia madre, mio padre è stato campione italiano di lotta greco-romana ai tempi, e vendergli il wrestling è stato un'impresa veramente difficile. Lui ha detto: fai quello che vuoi, ma non mi interessa e non mi piace. Poi l'ho portato a un match che mi era andato, per fortuna era andato molto bene quella sera, e lui se ne è divertito un casino e ha capito l'arte, che non è proprio una competizione uno contro l'altro, ma è un connubio di forze tra due attori, tra due performance atleti che tentano di portare una storia, e lui ha capito veramente il lato atletico, che era quello che distonava. Poi dopo ha visto che ci sono molte cose della lotta greco-romana che sono alla base del wrestling e ha detto: mi piace. Andiamo al giorno del tuo primo allenamento. Cosa immaginavi che sarebbe accaduto e cosa invece è successo per davvero? Allora, io avevo paura, cioè ho detto: che cosa sto facendo? Cioè, è quello che voglio fare? Non so, però comunque sono andato all'allenamento e ho visto omoni, momentini più piccoli che si muovevano, cadevano, cioè non immaginavo che fosse così intenso. La prima reazione che ti diranno tutti è: non pensavo facessi così male e non pensavo fosse così intenso, e il giorno dopo li sono andati fuori da scuola o da lavoro, quindi è molto intenso. Però dai, ho continuato, e anche se l'inizio era la maggior parte delle volte tipo lo fa fare per andare lì e fare solo cadute su cadute all'infinito, perché i primi allenamenti sono così, però col tempo ho iniziato ad apprezzare sempre di più e ormai sono convinto, talmente credo che si capisca di quello che voglio fare. Un atleta giovane, diciamo promettente come te, è comunque disposto a investire, a giocarsi le sue chance all'estero, insomma, sì, che spende anche una cifra considerevole per provare ad avere dei contatti e un ottimo allenatore, che sono due cose che non fanno mai male. Dicevo, uno come te oggi quanti match disputa in un anno? Allora, in Italia purtroppo ci sono pochi eventi, però io sono dell'opinione che ho un cronometro, ho un tempo, un orologio che sta ticchettando, e quell'orologio sono i miei anni. Uno non può fare wrestling fino a 60 anni, poche persone, pochissime, però il proprio apice lo raggiunge ai 35, mettiamo. E ogni settimana che passa, ogni mese che passa, io lo vedo, se non lotto, lo vedo come tempo perso, cioè tempo che non posso più riprendere, perché il tempo scorre, poi non si sa mai se mi posso far male e devo stare fermo, quindi ogni occasione è ghiotta. Per fortuna, date così come i Cup Comics aumentano veramente
veramente tanto, perché uno può fare tre match oggi, tra poco sto per disputare il mio terzo match della giornata, e all'anno per fortuna io ho una media forse tra i più alti in Italia. L'anno scorso sono riuscito a fare 67 match, quella per miseria, tantissimi. Sì, per l'Italia sono effettivamente abbastanza. Dietro vediamo che c'è il ring, l'hai anche indicato, c'è un altro ambito in cui ho poche nozioni, perché la mia libreria ne parla in maniera molto saltuaria e sporadica. Come è fatto un ring? Spesso mi chiedono di che materiali ci sono, di cosa è fatto il tappeto, di cosa sono fatte le corde. Tu puoi aiutarmi a dare una risposta un po' più completa a questa domanda? Allora, il ring è formato da degli assi di ferro che sono i pali, noi li chiamiamo i pali, sono degli assi di ferro a cui si montano delle assi, delle piccole assi che percorrono il ring ai lati e in mezzo. Sopra queste assi viene messo delle tavole di legno. Queste tavole di legno sono dove andrei a cadere. E poi dopo viene messo un tatami, che uno dice è morbido. No, è molto molto duro. E il tatami non serve per proteggerti, serve per proteggere il ring. Perché il legno è comunque un materiale che si può scheggiare, che si può usurare, rovinare, se ci corre, se ci batti. Il tatami serve solo e esclusivamente per fare in modo che non si danneggi. Sopra c'è il tappeto, il canvas, che viene tirato sotto, e sotto ci sono i tiranti che servono per non fare in modo che il ring spanci. Anche le corde servono per fare in modo che il ring non spanci fuori, e oltretutto anche ormai le corde sono diventate una parte integrante di un match, quindi non puoi fare un match senza corde, anche se sarebbe interessante. Il vostro ring è flessibile, ha una molla, due molle, come è fatto? Non ha la molla, non so che siamo un'eccezione in Italia, però abbiamo praticamente tante, abbiamo 5 assi centrali e una trasversale sotto. Quell'asse serve per fare in modo che i big guy non rompano il ring e fa, diciamo, un po' da supporto che dovrebbe fare la molla. Come guarda il wrestling uno che adesso lo pratica? Cioè, sei riuscito a mantenere quella onesta emozione quasi fanciullesca che avevi all'inizio, oppure adesso guardi e dici però quella roba lì poteva farla un po' meglio, oppure io l'avrei fatta in maniera diversa? Allora, è una bella domanda, perché io ti dico le cose che è cambiato veramente tanto in me da fan, e ho veramente iniziato a apprezzare molto di più il wrestling in tutti i suoi dettagli, in tutte le sue piccolezze quando ho iniziato ad allenarmi. Sono diventato ancora più appassionato, ma in maniera diversa. Prima magari ero più appassionato ai personaggi, alle storie. Adesso sono più appassionato a quello che viene raccontato senza parole, senza promo, senza microfoni, senza sguardi, semplicemente dall'intensità che una persona mette sul ring. Ed effettivamente per una cosa che capita è uno guarda degli incontri e dice, a volte prendi appunti e a volte dice quindi ti segni delle sequenze magari che potresti ripetere? Io personalmente guardo, sono i miei compiti, guardo incontri, specie del passato, parlo dell'NWA degli anni 80-90, All Japan degli anni 90, Ring of Honor del 2000, SmackDown del 2000, che era un ottimo prodotto, ma anche prodotti più recenti, tipo io ritengo che personalmente NXT UK al momento sia uno dei prodotti dal punto di vista tecnico wrestling, proprio quello quasi un po' alla vecchia maniera, migliore che può trovare sul mercato. E poi naturalmente su YouTube ci sono tante di quelle piccole federazioni che portano tanta carne al fuoco. Come studiate i vostri match? Io ho letto parecchia narrativa a riguardo. C'è chi suggerisce di partire dal finale avendo bene in mente la storia che vuoi raccontare, proseguendo a ritroso. C'è chi invece suggerisce di imparare 5-6 sequenze con l'avversario, studiarle, dargli un numero, un nome, chiamandosele nel ring quando il pubblico sembra maturo per vederle. C'è chi invece preferisce avere solo 2-3 cose sicure e il resto improvvisarlo. Tu personalmente che tecnica utilizzi? Ma io tendo ad essere più o meno versatile. Bisogna dire che improvvisare è una cosa che si riesce a fare molto più là nel tempo, quindi non tutti i wrestler riescono a farla. In genere io quello che tendo a fare è mettermi delle sequenze qua e là,
in base alla reazione del pubblico. Spesso un errore comune che fanno i wrestler da fan è che loro si fanno il match per loro stessi, ma alla fine c'è un pubblico che ci guarda e ci dice quello che vuole tramite la voce, tramite i sussulti, quindi bisogna ascoltarlo, secondo me, e ascoltandolo tu riesci a portarlo un prodotto molto più avanzato. Se dovessi fare una critica al gruppo che ora stai rappresentando, questa è un po' difficile, quale avanzeresti? È una bella domanda. Io personalmente ritengo che ci siano tanti ragazzi del mio gruppo personale che ci sono oggi, che tutti quelli che ci sono oggi fanno, cioè proprio ci mettono mille per mille, sono qua, molti si prendono fuori da lavoro, molti stanno anche semplicemente lontano dalla propria moglie, dal proprio marito anche, per venire qui. Quelli che rimangono a casa per tutte le proprie ragioni hanno le loro motivazioni, chi non lo vuole fare proprio come passione, e c'è chi proprio non c'ha voglia a volte di farsi tutta la sbatta che nasce da queste occasioni. La tua critica sarebbe: mi piacerebbe che chi si divana un po' troppo alzasse un po' più il sedere, perché con la partecipazione guadagni esperienza e aiuti meglio il movimento. Sì, alla fine sì, perché se... Così l'ho detta io, non vai nei guai. Hai detto. Perché poi oltretutto una cosa che dimentichiamo è che il wrestling si fa minimo due persone, un incontro si fa minimo in due persone, e anche gli allenamenti sono allenamenti di gruppo alla fine. E se uno migliora e diventa bravo, insegna agli altri e si crea un movimento che si supporta a vicenda, e da lì si può solo crescere. Insomma, che si autoalimenta, mettiamola così. Esattamente. Da quando hai iniziato a combattere, qual è la più grande soddisfazione che hai ottenuto? E non parlo necessariamente di aver vinto dei titoli o cose simili, perché chiedendolo anche ad altri atleti italiani, quasi nessuno mi ha parlato di un titolo vinto come sua più grande soddisfazione. Magari tu sei il primo che rompe questo cerchio, però sono curioso. Allora, riguardo al titolo, io devo dire che forse è un momento che mi è rimasto. Mi è rimasto, e al momento della carriera è molto giovane. Ce lo sto facendo da poco più di un anno, però ho vinto un titolo molto presto, e io sinceramente quello è stato un momento che mi è rimasto nel cuore, perché anche chi non ha la passione, chi lo guarda per una volta e gli piace, da un semplice da bambino pensa, chissà se mai vincerò qualcosa. Magari chiudi un attimo gli occhi e dici, mi con la cintura in alto. E io voglio parlare di quel momento non per come la cosa più grande che ho raggiunto. Io sono sicuro che già il Canada che affronterò sarà di sicuro l'esperienza maggiore, perché non l'ho ancora affrontata. Però volevo parlare di quel momento che, quando tu l'immagini nella testa migliaia di volte nel corso della tua vita, sia da fan, e poi dopo smetti perché poi dopo tu pensi a lavorare, a lottare, ad allenarti, e poi dopo quando vinci è bello perché c'è il video e c'è proprio la mia faccia che da che ero concentrato lì svanisce, metto le mani davanti e rimango estasiato e sorpreso. Poi dalla cintura la guardo un attimo e poi dopo dico ok, e poi continuo a portare avanti lo spettacolo, quello che nasce dopo. Dietro di te stiamo vedendo che passano personaggi con strani costumi e quant'altro. Sì, sì. Una delle vostre peculiarità è che in occasione di fiere come queste uscite dai personaggi canonici e fate incontri stile Peter Griffin contro il Megagallo. Adesso butto lì dei nomi anche se non è vero. Sì, sì. Homer Simpson contro Braccio di Ferro, magari uno si potenzia con gli spinaci, l'altro con le ciambelle. Cioè tutte queste robe, sì, qua. Sì. È un'idea geniale. Come ha fatto, sì, a venirvi? Allora è venuta Fabio Ferrari, che è il nostro allenatore, è il presidente della Federazione Italiana Wrestling, che combatte come Red Devil, così abbiamo più cerchio. Sì, notissimo Red Devil. E gli è venuta questa idea perché lui ha già partecipato a Cartoon Island con l'ICW, e poi dopo la nostra federazione nasce appunto dalla separazione, e noi siamo qua
e volevo portare un prodotto che si adattasse a questo spettacolo. E il cosplay alla fine è la parte integrante di cartoni e ne volevo provare a portare questa battaglia immaginaria in cosplay. Abbiamo parlato della soddisfazione, adesso però voglio sapere la cosa più bizzarra, ghignosa, stupida, imbarazzante che ti è successa durante un match, perché dai, capitano sempre, io ne ho viste di tutti i colori, quando seguivo il wrestling italiano è impossibile che non sia successo qualcosa di cui ti vergogni. Sì, cioè vergogna un po', perché l'anno scorso, sempre a Cartoon Mix, io facevo il personaggio di Borat nel famoso film di Sacha Baron Cohen. E Borat aveva il suo famoso costumino, sì, e l'avevo portato. E l'evento era una battle royale, e alla fine mi spogliavo pian piano e rimanevo sotto il costumino, ed ero uno degli ultimi due. E in quel momento io avevo detto sì, perché comunque sono abbastanza goliardo, però quando ero lì ero... chi me lo fa fare? Quest'anno niente Borat. Purtroppo sì. Ancora no, allora sei recidivo. Sì, perché il pubblico si era divertito, poi io mi ero divertito dopo. Me ne pettino di nuovo, però lo farò di nuovo. E allora il pubblico è sovrano, no? Come si suol dire. Chiudo con due domande provocatorie. Alziamo sempre la voce perché qua fanno un baccano infernale. La prima è: io non conoscevo il wrestling italiano, io spettatore generico di questo video, e non conoscevo te. Sì. Perché devo darti fiducia e perché dovrei darti il mio tempo? Allora, dovresti dare fiducia a me e il mio tempo, cioè il tuo tempo a me, perché io di tempo ne investo tanto in questa disciplina, non solo ad allenamenti, ma anche nella dieta sana, in dormire le 8 ore caloriche ideali per tenere il corpo riposato, stretching, allenamenti in palestra, personal trainer, anche momenti che tolgo alle persone che mi sono care, tipo la mia ragazza, i miei familiari, i miei amici, e inoltre perché ci metto il cuore. E l'ultima domanda è: perché dovrei dare fiducia al wrestling italiano, che tu rappresenti? È vero che sei di una sigla, ma in questo caso voglio conglomarvi tutti. Perché sì al wrestling italiano? Perché il wrestling italiano io ritengo che sia sempre stato sottovalutato, perché abbiamo sempre avuto l'Italia ha avuto una reazione di amore e odio, diciamo. C'è chi lo adora, c'è chi lo odia, non c'è una via di mezzo, tutti hanno un'opinione. E bisogna puntare al wrestling italiano perché siamo, diciamo, quelli sottovalutati, però il talento ce n'è, e adesso più che mai. E io un messaggio che voglio dare, che sia a Torino, a Milano, in Toscana, in qualsiasi zona d'Italia, e c'è uno show di wrestling, andateci, non è detto che per forza vi debba piacere, ma forse, dico forse, potete vedere in quegli show una persona che magari tra 10 anni, tra 5 anni potrebbe essere il lunedì sera a Roma. O magari aiutare qualcun altro ad arrivarci, visto sì, che l'evoluzione potrebbe anche saltare qualche generazione, ma il tramandare i propri geni, chiamiamola così, la propria conoscenza scientifica del wrestling, prima o poi un risultato buono lo può portare. Se io volessi venire a vederti combattere, ora Cartoon Mix è troppo presto, il video sarà su internet quando la fiera è finita, prima che parti ovviamente per il Canada, hai già qualche tappa, qualche data che ci puoi dare, così magari qualcuno si incuriosisce e aderisce al tuo appello? Allora, il 31 marzo sono in Wrestling Megastars a Bologna. Poi dopo ci saranno tanti eventi nel torinese, prima di maggio, in cui parteciperò, però le date... Quindi il calendario è in definizione, è meglio magari guardare il sito della federazione, giusto? E poi, anche se siete in Toscana, con la SIW, Scuola Italiana Wrestling, io sono molto presente in quella realtà, sono campione Academy, quindi dovrò difendere il titolo prima di partire. E in puro stile wrestling, l'ultima battuta è tua. Si dice che ognuno potrebbe avere nella vita 15 minuti di celebrità, io ti concedo 30 secondi, hai 30 secondi per dire quello che vuoi e per chiudere questa intervista. Quello che voglio,
quello che vuoi in generale, se tu che scegli hai carta bianca. Quello che voglio dire, dare un messaggio a voi, è affrontare la vita come se uno avesse un tempo massimo, che oltre quello non posso passare, perché ci saranno dei momenti della vita che noi guardiamo indietro e diciamo cavolo, volevo fare una determinata cosa, che sia il wrestling o che sia anche un'occasione di lavoro oppure anche di amore. Buttatevi, perché magari quello che può succedere è che un po' di limiti anche dentro, però potete dire ci ho provato. Nella peggiore delle ipotesi, nella migliore sarete la persona più felice del mondo.